Ciao amici e Revotech a tutti, io sono Pasqui e oggi a causa di una sconosciuta, remota, incomprensibile, misteriosa congiunzione astrale, ci ritroviamo ad avere per le mani due device Samsung, ma voi direte, ma qual è la cosa eccezionale, straordinaria? Sono due device Samsung, uno è l'S10 Lite e l'altro è l'S20 Ultra. E quindi cosa c'è di speciale? Niente, penserete voi. E invece qui casca l'asino. Entrambi montano Qualcomm Snapdragon. Ebbene sì, è difficile avere per le mani due dispositivi Samsung, entrambi con a bordo il Qualcomm Snapdragon. Processore che, come tutti sanno, ha prestazioni eccellenti rapportate a consumi adeguati e spesso anche superiori alla media. Qui abbiamo S10 Lite con lo Snapdragon 855 e a bordo 8 GB di RAM e qui abbiamo l'S20 Ultra versione Qualcomm 12 GB di RAM, 256 interni di storage, entrambi espandibili con, nel caso dell'S20 Ultra, abbiamo il Qualcomm Snapdragon 865. Quale occasione migliore per metterli subito sotto torchio? Per vedere qual è il più reattivo, il più veloce, qui abbiamo i 120 Hz e abbiamo uno schermo 2K, qui invece abbiamo i 60 Hz e abbiamo al massimo una risoluzione Full HD Plus. Vedremo come se la cava il piccolo, tra virgolette, S10 Lite. Chi la spunterà? Lo vediamo subito dopo la sigla. Bene, eccoci qua, abbiamo S10 Lite da questa parte sulla destra e S20 Ultra 5G. Questo l'S10 Lite non ha il 5G, ha lo Snapdragon 855, qui invece l'S20 Ultra abbiamo la versione Qualcomm, ovviamente con banda B20 e tutte le bande possibili anche 5G, e però versione Qualcomm con Snapdragon 865 e 12 GB di RAM a bordo. Qui invece abbiamo 8 GB di RAM. Abbiamo messo lo schermo a 120 Hz, qui rimane a 60, non abbiamo messo la risoluzione a 2K. Abbiamo inserito due SIM, qui Very Mobile 4G e 4G Plus, qui invece Vodafone. Proveremo anche sotto rete Wi-Fi, ma poi qualcuno di voi sicuramente dirà: "Ah, non è una prova veritiera perché uno dei due ha la precedenza sulla rete, quindi bla bla bla." Li proviamo entrambi sotto rete dati, così non ci sono, diciamo, discrepanze di precedenza dell'uno rispetto all'altro sulla rete. Perciò adesso chiudiamo in diretta insieme a voi, davanti a voi, tutte le app, tutte chiuse. Ecco, e poi procediamo ad aprirle. Vedete che la home è la stessa, le app sono le stesse, cambia solo il tema, lo sfondo, la luminosità l'abbiamo settata esattamente allo stesso modo. Procediamo con l'apertura di Netflix. 1, 2, 3, via. Impostazioni. Qui calendario. YouTube. Maps. Folio, che poi sarebbe Facebook. Instagram. Abbiamo visto che qua è un po' più veloce e reattivo S20 Ultra, anche i 12 GB di RAM comunque un po' si fanno sentire. Play Store. Fotocamera. Adesso facciamo un'apertura di una pagina. Attenzione, apriamo la versione mobile e poi passiamo alla versione desktop.
Via. Tutti e due molto reattivi. Cookies a parte. Vediamo la versione desktop. Via. E qui ha lo spunto l'S20 Ultra, sicuramente rispetto all'S10 Lite. Anche nello scrolling il 120 Hz, vedete che garantisce più fluidità e meno micro scattosità, anche se ripeto, a occhio nudo la differenza è davvero impercettibile. Sì, è più fluido lo scrolling, vedete, è meno scattoso, però cioè, che cosa cambia alla fine? Mi chiedo, apriamo la notizia. Sono entrambi velocissimi, ragazzi, eh? Niente da dire. Qua nel caricamento delle immagini è più veloce. S20 Ultra. Spettacoli. Vedete che nel caricamento delle foto ha uno spunto e uno sprint in più, anche per la grafica che è affidata a un Adreno 650. Qui invece abbiamo la Adreno 640, quindi è comunque un ottimo comparto grafico, anche per quanto riguarda l'S10 Lite, però qui i 12 GB di RAM, lo Snapdragon 865, il 120 Hz di refresh rate, fanno sì che questo device, a livello di reattività nuda e cruda, per quanto riguarda il display, abbia una marcia in più, però siamo davvero vicinissimi. E YouTube Studio. Qua è arrivato prima lui, Outlook. Bene ragazzi, ci siamo fatti un'idea. Adesso se volete possiamo fare la stessa prova sotto rete wifi per entrambi, così vediamo. Adesso siamo sotto rete wifi, stessa rete wifi per entrambi. Proviamo comunque a vedere se cambia qualcosa. Impostazioni. PayPal. Calendario. YouTube. YouTube Studio. Facebook. Ma a me sembra che la reattività e l'apertura delle app sia identica anche sotto rete Wi-Fi. Qui Maps praticamente alla pari, Instagram quasi alla pari in questo caso, Outlook, Play Store, Camera, Telegram. Che in questo caso è Plus Messenger. Velocissimi entrambi. E ora la prova del 9. Apertura Real Racing 3. Chiudiamo tutto. Abbiamo tutto chiuso. 1, 2, 3, via. È arrivato prima S20 Ultra, come è giusto che sia, 12 GB di RAM, Snapdragon 865, qua invece abbiamo 855, Snapdragon con 8 GB di RAM. Vince S20 Ultra, anche se lui se la cava davvero bene. Bene, allora il discorso è: qui abbiamo un S10 Lite che già nel nostro mercato europeo ha lo Snapdragon 855 a bordo e costa circa 400 euro. A volte con le offerte lo trovate a 399, a volte lo trovate a 420, a 439, insomma, comunque non supera i 450 euro. Qui abbiamo la versione presa comunque dall'estero, da un sito estero, che costa circa 900 euro, 880 e non ha dogana perché comunque viene spedito da Europa. Calcolando che la versione con Exynos costa circa 1300 euro, se volete aggiudicarvi a tutti i costi l'S20 Ultra, vi consigliamo questa versione, assolutamente. Faremo altri confronti, a breve ci arriverà anche il Mi 10 Ultra, faremo un confronto a parità di hardware tra l'S20 Ultra e il Mi 10 Ultra, senza esclusione di colpi, ragazzi, come facciamo sempre qui su Revotech. Valutate versione europea italiana con Exynos a 1300 euro o
S10 Lite con Snapdragon 855 a poco più di 400, vista la reattività, lasciate stare i refresh rate, le foto, il 100x di zoom e tutte le altre cose, che qua comunque abbiamo un mattone da 222 grammi e qui abbiamo invece un telefono da 185 grammi, molto più fruibile anche nel quotidiano e in tasca, i pantaloni e non solo ringrazieranno. Oppure vale la pena invece prendere la versione con Snapdragon spendendo comunque tantissimi soldi perché siamo quasi a 900 euro, però ha un senso, diciamo, maggiore rispetto a una spesa di 1300 euro con un processore che invece vi permette di fare degli ottimi barbecue, e lo potete sostituire al vostro fornetto microonde e comunque fa fatica ad arrivare a sera. Questa è la cosa importante. Con questo processore avete la possibilità di godervi questa 5000 mAh a pieno e potete arrivare tranquillamente a sera con un residuo del 30 e anche del 40%. Quindi il cambiamento è dal giorno alla notte, ragazzi. È proprio tutto un altro mondo. Ma per questi approfondimenti ci vedremo più avanti. Detto questo, ragazzi, ci vediamo per altri confronti. Se avete delle domande, fatecele sotto. Ci teniamo tantissimo ai vostri commenti e alle vostre opinioni. Revotech è una grande famiglia e voi siete al centro del progetto. Ragazzi, ci vediamo prestissimo. Un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.